Ciao, com'è? Sono le 2:15, sembrano le 7:30 di sera, sono le 2:15. Buio, pesto, è dicembre, quindi. No, è novembre. Che cazzo di mese è? Ciao, scusa, sono Tina, parto già malissimo. Dunque, oggi faccio questo video delle 100 domande che ho visto sul canale di Mario. Stamattina, niente, tra i video suggeriti c'era il video suo, l'ho aperto, l'ho guardato, mi è piaciuto e mi sono piaciute le domande e ho deciso di farlo. E sotto vi lascio ovviamente il link del video di Mario. Non so chi abbia creato il tag, è un tag abbastanza vecchiotto, quindi non so chi l'abbia inventato, però io l'ho visto lì. 100 domande, quindi parto rapido, no? Allora, nome, vabbè, Nicolò, detto. Ah, c'è poi seconda domanda, quindi nome, Nicolò. Seconda domanda, soprannome è Nick. Mi chiamano Nick, i miei mi chiamano Lo, mi chiamano Lotti. Qualcuno mi chiama Nico, come già ho detto nel tag di Sontina, però diciamo il mio nick e in generale il nome con cui di base la gente mi chiama, a parte confischio, è Nick, quindi anche se da bambino l'ho convinto di chiamarmi testa di cazzo, no? Testa di cazzo, eccolo! Poi ho capito che era un appellativo. Numero di candeline sull'ultima torta di compleanno. Guardo là sopra non perché ho apparizioni come in periodo della febbre, è che ho tutta l'apparecchiatura col computer e tutto. Dunque, numero di candeline sull'ultima torta di compleanno. Dunque, non ho avuto la torta, ma ho avuto la pizza di compleanno. Buona, quella del Salvatore, non so se. Ne avevo 12, 12 candeline. Quelle erano. Date in cui spegni quelle candeline, 15 maggio. Segni particolari tatuaggi, sicuramente tatuaggi. E tra l'altro ho rinnovato la carta d'identità perché avevo una foto dell'epoca mia punk rock, una foto abbastanza. E quindi ho deciso di cambiarla quando ho fatto il passaporto per andare in America, no? E ho detto prima che non mi fanno entrare, ma arrestano prima. A parte che hanno fatto presidente Trump, quindi. E praticamente niente, appunto cambio so, faccio carta d'identità, passaporto, ho fatto tutto e la tizia lì dell'anagrafe mi aveva, insomma, si domandava se doveva mettere tra i segni particolari i tatuaggi, poi abbiamo deciso, una cazzata, cioè non vedo perché metterli, però in generale sì, segni particolari quello. Chi dice che sono un cazzone sbaglia, non. No, c'ha ragione. Poi, se in particolare, luogo di nascita a Milano, mi tocca, è una città che non mi piace, però sono nato là. Altezza, sono alto 1,78, più o meno 1,78. Colore degli occhi, castano, vediamo se. Guarda che occhi che ho! Sono, vabbè, marroni. A me piacerebbero gli occhi classico, occhio figo. Invece a Stefania piacciono. Scuri, quindi mi tengo i miei che piacciono e quindi tengo quelli. Colore dei capelli, vabbè, castano. Numero di scarpe, io ho il preciso preciso il 42 e mezzo. Dice perché mezzo? Perché nelle Converse, io metto solo Converse con buona pace di Sebastiano. Delle Converse ho quella taglia lì, quindi ho la taglia 42 e mezzo precisa. Se no, vabbè, tra il 42 e il 43, giusto appunto. Ok, numero di scarpe, ok. Occhiali, no, non li porto, da piccolo li volevo, infatti mi mettevo tanto così dalla televisione per cercare di perdere diottrie, poi ho fatto il periodo alle medie in cui fregavo gli occhiali da espositore, no, che vendeva papà, quelli neutri, no, e quindi, non so, mi piaceva l'idea di avere gli occhiali, arrivavo con gli occhiali, i professori mi guardavano, cioè col minchione che arriva con gli occhiali, finti, farlocchissimi, però no, niente, ho 10 decimi, non ne perdo una, morì ammazzato. Li trovo invece carini, insomma, mi piacciono. Eye piercing, no, solo questo qua all'orecchio che mi aveva fatto. Doveva farmi in realtà papà, perché era il periodo in cui anche nelle farmacie si iniziava a fare piercing. E adesso ho su una croce, eccola qua. E quindi ero preso bene dall'idea del tatuaggio, solo che papà, scusate un secondo che apro la finestra, sto morendo di caldo. Dice, sono le 2 del pomeriggio, è novembre, fa caldo, si sì, fa caldissimo. Ma dove abito io è un posto strano, perché Stefania arriva da Bergamo e arriva vestita d'alta montagna. Quando arriva qua ha un caldo poi. Poi però tra un po' chiudo perché entrano i pinguini in volo. E solo che papà, appunto, quando si è trattato di sparare a me il piercing, non se l'è sentita perché aveva fatto poche prove, me l'ha fatto una collega sua. E solo che lì, vabbè, c'è il piercing all'orecchino. E l'ho preso bene, l'ho fatto. Saranno ormai 3 anni che ce l'ho. Mi piace, è una cosa. Trovo, boh, ci sta. E però mi piacerebbe, no? Mi piacerebbe questo, mi piacerebbe, cos'è che volevo fare ancora, questo qua, mi piacciono i piercing, la cosa che mi piacerebbe un sacco fare è la splittatura della lingua, però non c'ho i coglioni, però è una figata quella.
Tatuaggi, intanto aspettate che cambio, vediamo se... Ok, eccolo qua. Tatuaggi, beh sì, ne ho parecchi, ne ho... Ho perso il conto, poi farò un video, promesso, l'ho promesso ad Alice, ma insomma, tanta altra gente che me l'aveva richiesto. Farò il video sui miei tatuaggi, ne ho, credo, tra i 35 e i 40 più o meno, però ho perso un po' il conto per strada. Animali domestici, no? Ti piace il tuo lavoro? È un lavoro che non mi dispiace, nel senso, penso che siamo condannati al lavoro, no? Non lo vedo come vocazione, lo vedo più come condanna divina, quello era, no? Se Adamo ed Eva non facevano i cazzoni, eravamo là belli tranquilli. Invece no, quelli vanno a rompere il cazzo. L'unica mela, non ta magnano. Vabbè, scendiamo qua su sta terra e dobbiamo lavorare. E mi piace un sacco l'espressione napoletana, andiamo a faticare, no? È un po' quello. Però boh, io lavoro nell'ambito della comunicazione, quindi ho orari molto lisci, sono molto libero, mi gestisco il mio tempo, quindi sì, alla fine non mi dispiace. Mi sono mai ubriacato, sì, è capitato, sì, è capitato. Reggo bene l'alcol, ecco, devo dire quello, quindi una volta che mi sono ubriacato, cazzo, ho bevuto come una spugna, no? Però sì, oh, è capitato. Dunque, ti sei mai innamorato? Sì, ho voglia. Hai già amato qualcuno al punto di piangere? Sì. Tante volte. Cioè, tante volte no, però ho avuto quelle, insomma, in bene e in male, nel senso io ho pianto recentemente per Stefania, che siamo insieme, è tutto alla grande. Però ci ho pianto perché, nel bene, no? In estrema positività, insomma, nell'accezione estremamente positiva della cosa. E ho pianto anche in negativo per due di picche che sono fioccati. Mi ricordo un capodanno passato a struggermi, no? E ragazza, non sapeva manco che cazzo, dicevo, oh, Nick, boh, non lo so, manco sapeva che esistevo. E quel capodanno l'ho passato brutto. Sì, no, poi ho pianto, è capitato, quando sono finite storie, è capitato. Avete capito, no? Che ho pianto per amore. Hai mai avuto incidenti in macchina? Sì, a voglia. Il più grosso, ne ho avuti tantissimi. Io ho fatto un calcolo per difetto e con la macchina ho tamponato intorno alle 80 volte. Dalle cose piccole, i panettoni al supermercato, le portiere che sbattono. Una volta ho rischiato addirittura che la macchina finisse nel lago, non avevo tirato freno a mano, mi giro. E in quel periodo meno male che fumavo, no? Tra l'altro ho smesso, non fumate, una cazzata. E mi giro proprio una volta lì, cazzo, mi ha salvato la macchina. Praticamente mi giro e l'ho parcheggiata in tendenza. E praticamente mi giro perché avevo dimenticato. Mo' freddo, aspettate, arrivo e ritorno. Praticamente cosa succede, no? Allora torno perché avevo dimenticato l'accendino. Mi giro, vedo la macchina, cazzo, che fate? Ho detto, cazzo, me la gioco, non sono salito. Non ho capito come ho frenato con la mano. Ci ho messo la mano sul. Disastro, quindi da quello a salire. L'incidente vero l'ho fatto a Milano, stavo con Alessandra, la mia ex, e navigatore, io guardavo il navigatore, ovviamente il navigatore ti dà la strada dritta, no? Non pioveva, non consideravo i semafori, dico, quindi sono andato spedito. Tra l'altro quando ho fatto l'incidente con una persona favolosa, una signora già sui 60 anni tipo, è arrivato il marito, perché la macchina era intestata al marito, che aveva sapete quei, com'è che si chiamano, chioschi, no? Che vendono in estate i gelati, in inverno le carne arroste, e mi ha invitato, dice no dai vieni, devi troppo, manco ti avessi in culo, cioè cazzo ti ho preso dentro la moglie, cazzo fammi il culo almeno, no no vieni, ti offro le castagne, una persona favolosa, lui e la moglie, due persone fantastiche. Ma la cosa bella è stata quando è arrivato il vigile, no? Che era esterrefatto perché dice, cazzo, dice, come hai fatto? Dico, non ho visto il semaforo. Questo si gira. Cioè, avete presente, no, quei semafori che c'è il pilone di qua e poi vanno in qua, quindi c'è il semaforo sia qua che in alto, presente come? Si gira, lo guarda, dice, cazzo, come cazzo hai fatto? No? E dico, non lo so, chiediglielo al navigatore, vedi un po'. E quindi io ho voglia se ho fatto incidenti. E l'ultima volta con un guardrail, ma è perché il guardrail mi è venuto addosso, quindi i guardrail sono dei figli di puttana. Che poi non ho mai capito i guardrail perché gli fanno di quel metallo cattivo. Cazzo, fateli di. È un po' più. Poi, dunque, hai avuto incidenti in moto? No, non ho mai avuto una moto, quindi no. Vino rosso, bianco, vino rosso. Anche se il bianco non mi dispiace, però il vino rosso non sono poi da vincere, cioè vado sul Jack Daniels, però dovessi scegliere il vino, vino rosso. Coca-Cola o Pepsi, né una né l'altra. Boh, Coca-Cola, però né una né l'altra. Lemon soda, Oran soda, anche se ormai è un periodo che sto bevendo solo acqua. Perché
Prima bevevo solo zuzzeria e ora bevo solo acqua, fa un sacco bene, buona, costa un cazzo. No, caffè normale o macchiato? Normale. Zuccherato amaro o zuccherato? Zucchero normale o di canna? Zucchero di canna. E che non si vede che mi piace la canna! Ho voglia se si vede. Coperto o piumone? Boh, in generale piumone, mi fa più l'idea. Sì, piumone. Lasciare o essere lasciati, dunque, è lasciare, anche se nella mia indole non c'è né una né l'altra, cioè io quando inizio una storia è perché credo tanto in quella storia. Poi, oh, le occorrenze della vita ti portano a lasciarti, e quindi a dividere la coppia, e quindi preferisco essere dalla parte di chi lascia, anche se fai soffrire l'altra persona, perché insomma il lasciato è lo sfigato della coppia, oggettivamente. E quindi sì, di base preferisco lasciare, insomma, dovendo proprio, proprio scegliere. Colore dei calzini. Boh, cioè, tanti colori, ho vari colori di pedalino. Adesso ho quelli mimetici, però ad esempio ne ho vari tipi. Sicuramente non mi piacciono quelli lunghi, noiosi, classici pedalini stupidi. Mi piacciono quelli grezzi, più corti, colorati, allegri. Numero preferito 5. Film preferito Ghost. Citazione, beh, questa, poi ve ne parlerò nel video dei tatuaggi, che è YOLO, vedete, l'acronimo, questo sta per appunto You Only Live Once, cioè si vive una volta sola. Della serie, oh, quella vita ci abbiamo, godiamocela, no? Siamo qua per star bene. Computer o PlayStation? PlayStation, giorno della settimana preferito. Allora, in assoluto è il mercoledì. Non so perché, mi piace, è un giorno che mi dà serenità. In generale, per le cose che si fanno in quella giornata, dico ovviamente boh, sabato. Perché ovviamente sto con Stefania, ci vediamo, facciamo, usciamo. Però come giorno insomma, in astrazione, mercoledì. Canzone preferita attuale? Allora, attuale ne ho tante. Ho This Town, che è una canzone che trovo fenomenale. Chitarra e voce, è un ragazzo irlandese, credo. Si chiama Niall Horan, se non sbaglio. Ed è una canzone meravigliosa, bella, 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 bella. E Amen di Noemi, una canzone struggente, un video pazzesco. Dovremmo ascoltarla tutti quella canzone e farci qualche domanda. Noi e chi sta sopra di noi, cioè no sopra sopra, sopra sopra lo sa, è un po' sotto di lui ma un po' sopra di noi. Quelle tessere cazzo che ci avevamo a governare, insomma. Che poi non loro, cioè tutti, chi va su poi alla fine si fa girare, gente stupida. Poi programma televisivo Avanti un altro. Telefilm preferito Lost. Cartone preferito, allora su tutti direi Batman, quello della Warner era, però ne ho centinaia, ho le tartarughe ninja, ho, mi piace un sacco la pimpa, io delle volte quando non riesco a prendere sonno guardo la pimpa, mi fa dormire un sacco. Poi vabbè ne ho tanti, mi piacciono i cartoni un sacco. Poi, hai mai nuotato nudo? Aveva voglia, l'ultima volta a luglio, una figata, nuoti libero, qualcosa. No, dico, però è bellissimo, contatto pieno con la natura, poi vai velocissimo perché non hai capito l'attrito, è bello. Nudo con le pinne, tra l'altro, un'immagine che non vi auguro, però dico, cocktail preferito? Allora, cocktail ne ho due che mi piacciono un sacco e sono Manhattan, che è col Martini, che è uno dei miei drink preferiti. E l'altro è lo screwdriver, che è molto molto buono. Sogno son desta, vabbè, capirai. È da tutta la vita che sogno, quindi capirai. Sport praticati, corsa e nuoto. Sport preferito da vedere sia dal vivo, cioè sono la 44 e la 45, sono sport preferito dal vivo, da vedere dal vivo e sport preferito da vedere alla TV, né uno né l'altro, nessuno, cioè non mi piace, lo trovo noioso lo sport. E tra l'altro non capisco tutto sto successo del calcio, cioè una rottura avanti e indietro, gol, gol, avanti, fallo, rigore, due palle. Io veramente è un dubbio che ho, eppure piace a tutti, sarò io rincoglionito. Pasta o pizza? Pizza. Come ti vedi da qui a 10 anni? Ma io non so manco da qui a 10 minuti come mi vedo. Tendo a non fare grosse progettualità, diciamo. Mi vedo da qui a 10 anni con. Mi vedo con Stefania, partendo da lì, perché mi vedo con lei. Mi vedo con una famiglia, mi vedo cazzone come sono oggi, più di tanto poi. Questo, con tutte le persone che ho intorno oggi e che mi vogliono bene, con la mia famiglia, Vale, i miei amici, da Francesco, tutta la gente poi che ho conosciuto qua, tutti i miei amici, tutta la gente che ho, a cui voglio bene, insomma. Leo, che mi ha regalato questo, ce l'ho sempre qua, Leo, lo sposto, però è qua Batman. E, insomma, la gente è amica mia.
Poi, cosa fai quando ti senti giù? Allora, scrivo. E quando mi sento giù scrivo. È un bel modo per tradurre in positivo qualcosa di negativo. Poi, supermercato, è un luogo che mi rasserena un sacco, giro per i reparti, nessuno mi rompe le balle. Passeggio lungo il lago, chiamo gli amici, chiamo Ste, dipende dal tipo di tristezza che ho in quel momento. Tante volte anche l'angolo buio, quindi boh, dipende. Allora, aspettate che cambio pagina. Parolaccia che dici più spesso, cazzo. Ho suonato giù troppo? Quando ti senti più giù, ok. Cosa fai quando sei giù? Ok, però ci dici più spesso, siamo quasi a metà, ragazzi. Siete dei grandi, siete arrivati fin qua. Quindi la parolaccia, scusa, lo chiede la domanda, Sontina, è cazzo? Frase che dici più spesso, boh, al telefono quando la chiama, eccolo, boh, quello forse. O se no state bene, che è l'augurio alla fine dei miei video, che è un augurio vero e non è una frase fatta, è che spero davvero che stiate tutti bene. Siamo qua per star bene, cazzo, dobbiamo star bene. Quindi state bene, cazzo, perché dice, quali sono le tue parole? Cosa dici? Ah, già cazzo, state bene. cosa odi? Cioè, ecco, cosa odi e cosa non sopporti? 51 e 52. Allora, cosa odio? Una cosa che proprio non sopporto? Le bestemmie. È una roba che non, quando vai contro Dio è una roba che non sopporto. Non sopporto l'arroganza mentale delle persone. Non sopporto, quella è veramente una roba che odio. Quando la gente diventa superiore a te e si pone a quel livello convinto di essere, quella è una roba che non sopporto. Prendi una sberlone la mattina e la sera. Odio il fatto che siamo, che l'uomo, l'essere umano è un coglione, perché creiamo tanto male in un mondo che è fatto per il bene. Quella è roba che mi fa proprio incazzare. Cosa non sopporto? Vabbè, una saccocciata di cose, le cimici, le mosche, che poi mi spiegate, siamo a novembre, fa un freddo, oggi non tanto, però comunque è novembre, cazzo, mo ci sono le mosche che girano a rompere i coglioni. Non sopporto la gente che si prende troppo sul serio, non sopporto le cose noiose di tutti i giorni, la gente che non capisce un cazzo, i clienti che li chiami, gli spieghi una roba, dopo 2 minuti ti richiamano e ti chiede la stessa cosa. Sciallatevi, la gente ecco non scialla, ecco quello. Ma siete un po' più rilassati, che te frega. Qual è la cosa più bella che esiste? Dio. Più bello di lui non c'è nessuno. A che ora vai a dormire? Mezzanotte, luna. Più o meno. Ragazzi, io sono arrivato a pagina tipo, cioè a pagina, ciao, a dunque, più o meno metà. Facciamo una roba, stoppiamo qua, facciamo prima parte e poi nei prossimi giorni vi carico la seconda, se no non finiamo più. Intanto vi ringrazio, state bene per l'appunto, ci vediamo quando avrete cuore di rivedervi. Ciao ragazzi, alla prossima.